nascosta da un mobile dove veniva conservata la contabilità aziendale. Denunciati i due rappresentanti legali. Ma per combattere l'evasione serve anche la prevenzione, magari puntando sulle nuove generazioni. Nell'ambito di Explora, il Museo dei Bambini di Roma avvia un corso di educazione finanziaria rivolto appunto ai più piccoli. Piccoli cittadini crescono e imparano a capire il valore del denaro, della sua gestione responsabile, del senso di cittadinanza. Sono le intuizioni di fondo del percorso gioco Economiamo, ideato dal consorzio Patti Chiari. Loro devono giocare e quindi svolgere dei lavori, guadagnare dei soldi, poi devono spendere una parte di questi soldi, devono pagare le tasse e possono anche donare in beneficenza una parte di quello che hanno guadagnato. Noi vogliamo che i bambini crescano sapendo che il denaro è una parte importante della loro vita, ma che va, come dire, intesa nel senso giusto. Quindi bisogna partire dal valore etico del denaro, bisogna partire dal rispetto del denaro, bisogna sapere che per avere del denaro bisogna guadagnarlo, che si fa molta fatica, si fa invece poca fatica a spenderlo, bisogna purtroppo occuparsene fin da piccoli, perché occuparsi del denaro significa garantirsi un futuro economicamente sereno per sé e per la propria famiglia. L'iniziativa realizzata al Museo dei Bambini di Roma, Explora, dove resterà permanentemente, rientra nelle attività di Generazione Euro, la settimana europea di celebrazioni per i 10 anni della moneta unica, rivolta all'educazione finanziaria dei giovani. Il mouse per vincere la crisi. Gli italiani si affidano al web per andare in vacanze, a trarne vantaggio e l'intero settore. Il dato emerge dall'annuale rapporto di Unioncamere sul turismo. Sentiamo Federico Plotti. Nonostante i problemi e le difficoltà,